Nuovo appuntamento con Terza Pagina, torniamo a parlare di letteratura e lo facciamo con Angelo Coscia, benvenuto. Salve. Presentiamo il tuo nuovo libro che si chiama Le botteghe di Via del Cavaliere, che è un romanzo corale che prende spunto anche dalla realtà che vivi in un certo senso. Soprattutto credo che nessun autore riesca a scindere la realtà fantastica che vive quando è alla scrivania da quella che poi vive tutti i giorni in giro. Beh, Via del Cavaliere forse è il posto in cui vorrei vivere. Appunto, che cos'è Via del Cavaliere? Innanzitutto dove si trova nell'immaginario Via Guarda, del Cavaliere? Guarda, ti dico la verità. Allora, in un viaggio fatto un'estate, io sono passato in una strada che si chiamava Via del Cavaliere e ricordo di aver fotografato questo cartello per la passione di mia figlia per l'equitazione. Quando la sono andata a ricercare, questa strada non esiste, perché probabilmente la toponomastica è cambiata. E quindi mi è rimasta questa idea di Via del Cavaliere. L'idea poi della Via del Cavaliere, no? La strada che può percorrere un cavaliere nel cambiamento fatto di valori, è nata così, si è incastrata con un po' i personaggi. Ho detto, ma se questi personaggi affacciassero tutti su una strada, e beh, quale miglior strada che Via del Cavaliere? Anche perché se vai su Google e cerchi Via del Cavaliere ti arriva un vicolo di una città di Isernia, poi non ce ne sono più. Ah, non ce ne sono? No, ce ne sono non ne ho trovate. È strano, non ho trovate. Perché sì, diciamo, uno se l'aspetta. Il nome è piuttosto generico in un certo Forse senso. Forse nel tempo il Cavaliere si è attribuito a qualcuno e quindi l'hanno tolto dalle toponomastiche. Diciamo, è un romanzo corale che ha più protagonisti, non c'è un solo protagonista. Sì. Da chi partiresti per raccontarlo? Guarda, allora, io nello scrivere questo libro sono partito da Basu. Basu è un bengalese che per una serie di percorsi particolari nella vita si ritrova in questa Via del Cavaliere ad aprire la bottega dei colori danzanti, questo negozio per pittori, per artisti. Però poi quando ho iniziato a scriverlo io immaginavo lui come il narratore, invece poi il narratore paradossalmente è diventato lo spazzino della strada, Francesco, che è quello che osserva, è quello che guarda tutto, perché durante la pandemia molto spesso mi è capitato di affacciarmi dal balcone e per strada c'era solo lo spazzino che era lì a fare il suo lavoro. Quindi sai, questa cosa di questi personaggi che ci sono, che incontrano, che parlano con la gente in qualche modo, che conoscono anche la gente attraverso, no, un po' la certo. battuta di guardando ciò che buttano per strada. E quindi Francesco diventa il narratore. Poi intorno a questi personaggi arrivano gli altri negozianti, arrivano gli abitanti della strada, no? Che sono... È una sorta, leggendo l'incipit del capitolo La strada di Basu, mi ricorda un po' il micromondo, cioè una sorta di piccolo mondo che vive di vita sua, diciamo, e lo dici secondo me molto chiaramente quando dici il lavoro in Via del Cavaliere era a chilometro zero, vale a dire che un po' tutti abitavano nei dintorni, si lavora e si vive in Via del Cavaliere. È stato condizionato dal lockdown, perché mi dicevi prima di andare in onda che l'hai scritto prima del lockdown, però poi durante la pandemia si è sviluppato fino a diventare quello che è oggi questo libro. Sì, l'idea è stata quella praticamente di un luogo nel quale rincontrarsi e cercare di incontrarsi tra le persone che si ha piacere poi di incontrare. Infatti un po' nel gioco alcuni personaggi fantastici si sono poi mischiati a personaggi reali, amici reali che avevo voglia di portare con me in Via del Cavaliere. Quindi l'idea è proprio di offrirgli uno spazio, di dargli la gioia di esserci. Ecco, non sempre creduto che scrivere un po' creare un'immortalità, ok, essere autori di immortalità. C'è anche un capitolato dedicato ai politici, mi interessa questa cosa. Non ti chiedo da chi hai preso spunto per ovvie ragioni, però in questo caso come ti sei approcciato nel raccontare il politico locale medio, diciamo? Ok, Francesco, quando il narratore, diciamo, del libro dice io dovrei dire a questo punto ogni riferimento a fatto e persone è puramente casuale, ma d'altronde non sarà mai così. Avevo questi appunti, questi pezzi che si chiamavano Dal paese dei chiacchieroni.
appunti che praticamente mi accompagnavano da sempre. A un certo punto Paolo, il proprietario della libreria di Via del Cavaliere, diventa un po' il portatore di questi appunti, cioè lui inizia a raccontare ciò che ha intorno, anche un po' romanzando, no? Un po' Don certo. Chisciotte, no? L'idea di Don Chisciotte, certo, raccontare le cose poeticamente, sotto forma di una prosa un pochettino ardita, diciamo così, però che possa in qualche modo inquadrare che non si tratta di critica, ma forse si tratta di satira, cioè di gioia di raccontare. E c'è questa filastrocca che secondo me racchiude tutto poi quello che dici, che praticamente ritrova Paolo quando guarda questa vetrina nella quale c'è esposto il manifesto, sì, che dice non voto fascisti, non voto alcolizzati, non voto chi ha troppi compagni di merende, non voto inquisiti, non voto chi cambia troppo spesso bandiera, non voto bambini viziati, perché questo è un elemento interessante, non voto urlatori, non voto dame di carità, e poi alla fine dice non voto addirittura. È ovviamente una critica forte. Paolo incarna per me quella che secondo me è la vera anarchia, cioè non quella enorme, gigante, ma quella vissuta, quella di chi in qualche modo si tiene nei contesti pur rispettando delle regole, continua a avere un pensiero divergente, continua praticamente a dare più forza al suo pensiero creativo. D'altronde in libri passati io più volte ho accennato a questa idea che per salvare il mondo c'è bisogno di pensiero creativo, c'è bisogno di tanto pensiero creativo, perché altrimenti il mondo così com'è rischiamo di farlo tornare indietro e non andare avanti. Il pensiero creativo secondo me è lo strumento ideale per creare le evoluzioni. Nel libro ci sono anche tante foto, sì, che sono state realizzate da una fotografa che è anche un personaggio del libro, sì, questa è una cosa bellissima. Sì, sì. Anna Giordano, una fotografa bravissima salernitana, che ed è un'amica in realtà, un'insegnante con la quale spesso ci siamo trovati a lavorare insieme nelle scuole. Cioè, è il piacere di portarla con me in Via del Cavaliere. Io adoro guardare le sue foto quando le pubblica sui social. Cioè, quindi guardavo le sue foto e mi venivano in mente. Quindi a un certo punto ho detto ok, io la faccio venire in Via del Cavaliere. Infatti lei visita alcuni locali e ha anche un ruolo un po' da protagonista all'interno della cosa. E quando gliel'ho raccontato, quando gli ho fatto leggere, capito, è rimasta contenta e mi ha fatto dono di queste foto bellissime che arricchiscono il testo. Senti, l'amore in Via del Cavaliere, che ruolo ha? Fondamentale, cioè è tutto forse centrato sull'idea di amore, perché io sono, allora, personalmente sono uno di quelli che agli amici dice ti amo, e quindi è una cosa nella quale io credo tantissimo, quindi in qualche modo sotto mille aspetti, dall'amore che viene tra due amici, tra l'amore del maestro con l'allievo, un po' richiamando il Narciso e Boccadoro, ma anche ad amori che io definisco normali, perché fanno parte poi di quello che viviamo intorno a noi, cioè padre e figlia, due compagni che si incontrano e che trovano la gioia di condividere un percorso. Senti, mi interessa anche la copertina, come nasce l'idea della copertina? Perché è particolare. La copertina nasce dalla preponderanza che ha Basu come personaggio. Cioè il suo negozio dei colori danzanti è anche quello che conserva un po' la magia. Io sono uno scrittore per ragazzi, per bambini, nelle mie pubblicazioni ci sono favole, fiabe, e in qualche modo... Così ti ho conosciuto poi anni fa. Tanti anni fa. E in qualche modo nel negozio di Basu c'è della magia, e quindi l'idea di usare una tela con dei colori copertina è ben presente. Mi piaceva l'idea di dargli questo omaggio, ecco. Mi piacerebbe tu raccontassi anche l'esperienza della biblioteca, che è una storia nata un po' di anni fa, che ora si è affermata con forza sul territorio, fino ad arrivare a possedere ben 9.000 volumi, un numero sicuramente importante. Quindi mi piacerebbe tu raccontassi questa bella esperienza,
e soprattutto la portassi, come dire, al nostro pubblico in modo tale che magari poi possa venire, partecipare e perché no anche portare qualche libro, certo, materialmente. Certo. Allora, l'associazione Le Sirc, che è l'associazione che abbiamo creato all'inizio io, mia moglie e pochi pazzi, nasce dall'idea di una frase presa da una canzone di Guccini che dice: e sognò il circo realtà capovolta, mondo di uguali perché tutti strani. Questa idea a me mi ha sempre affascinato, quindi l'associazione Le Sirc mise su questo piccolo locale con la libroteca. All'inizio abbiamo preso i libri da casa, in realtà. Però poi... Certo, li avete riportati a casa, sì, quei libri. Adesso, perché... sì, adesso perché... li abbiamo riportati a casa, anche perché la cosa che è stata bellissima è che la gente ha cominciato a vedere in quel posto il posto dove poter affidarli questi libri. La frase, sai, che la comandava: non voglio buttarli. Ok, ecco, ho paura a buttarli, non voglio... e allora li portavano e quindi noi abbiamo cominciato a metterli là. Sono diventati 9.000, ma sarebbero tanti di più. Noi abbiamo poi preso doppioni, altri libri, li abbiamo riregalati ad altre associazioni, altre realtà che su altri territori provano a mettere su spazi del genere. All'interno della biblioteca non c'è internet. Noi c'è solo i libri, quindi anche i bambini quando vengono a fare i compiti a studiare, studiamo sulle enciclopedie. Fantastico. Cioè, fantastico. Noi apriamo i volumi, li sottolineiamo, perché tanto ce ne sono, quindi possiamo sottolineare. E quindi l'idea è proprio che tutto giri intorno al libro. Cioè, nei libri di testo delle scuole elementari ci sono gli stralci dei grandi libri. Allora è bellissimo quando ogni tanto fa: questo pezzo viene da questo libro, e gli prendi il volume, fa. Ma c'è anche questo, fanno i bambini. Quindi il piacere proprio di far girare tutto intorno al libro. È una sorta di Google materiale. Sì, diciamo. sì, con tantissimi libri. Facciamo parte di una catena che si chiama Prendi un libro, lascia un libro. Quindi da noi si può venire, l'importante è far rimanere intatto il capitale. Si portano dei libri, se trovi un libro che ti piace, ne lasci uno e te lo prendi. Nell'ottica dello scambio, diciamo. Sì, sì, nell'ottica proprio dello scambio. Oppure puoi venire e prenderli in prestito per leggerli, certo, e poi riportarli. Cioè, è uno spazio aperto, non c'ha obblighi, no? Cioè, però il concetto della donazione è interessante, soprattutto perché abbiamo visto molte scene anche su internet, sì. Di persone che hanno buttato tantissimi libri nell'immondizia ed è veramente un delitto clamoroso. Noi tutti prendiamo veramente, credo per un periodo abbiamo avuto addirittura un divano fatto tutto con le enciclopedie. Fantastico. Perché erano talmente tante che non sapendo come tenere le avevamo sistemate facendole diventare un divano. Poi dopo la fortuna è stata che nel tempo qualcuno ce le chiede e quindi le abbiamo rismerciate praticamente, fatte girare. Diamo qualche indicazione dove vi trovate, in modo tale che poi se qualche cittadino... Sì, allora, qualche, al di là dei canali social, APS Le Sirc è la nostra pagina ufficiale e poi praticamente a Bivio Pratole di Montecorvino Pugliano, in via Campania 47, tutti i pomeriggi siamo là. Poi se qualcuno ha bisogno basta chiamare e noi apriamo anche la mattina. Cioè non cerchiamo di essere, in questo momento dobbiamo stare attenti, certo, agli, certo, spazi, certo. Però diciamo che siamo disponibili a incontrare. Il momento promozionale non è finito perché ora mi devi dire dove trovare le botteghe di via del Cavaliere, dove si può reperire, dove si può acquistare. Allora, la distribuzione è quella su tutti i bookstore di internet, compreso Amazon e altri, e poi in libreria si può ordinare, perché ci tengo a dirlo, Albatros Edizioni è un editore campano e di Scafati, gestito da giovanissimi che credono tantissimo nel loro lavoro e quindi sono legato a loro sentimentalmente nell'idea di vederli e di vivere l'idea di lavorare con loro e quindi fanno di tutto per riuscire a distribuire il più possibile il libro e quindi è facilmente rintracciabile. Quindi non buttate libri, acquistateli o passate alla biblioteca a scambiare i vostri libri con altri presenti nei locali di via Campania e poi leggete le botteghe di via del Cavaliere. Io ringrazio Angelo Coscia, sicuramente ci saranno anche altre occasioni per confrontarci, magari proprio in biblioteca. Grazie a te, saluto a tutti. Io ringrazio dell'attenzione i nostri spettatori e do appuntamento alla prossima puntata di Terza Pagina.